Allora, questa presentazione qua in realtà è nata da un tot di curiosità mie. Volevo cercare di capire, c'era una serie di termini, di cose che venivano sempre nominate, in particolare per, nell'ambito di G1, e però non, da nessuna parte si trovavano delle informazioni precise su che cos'è che esattamente erano queste cose, e quindi insomma ho messo insieme i pezzi che mancavano e ho realizzato questa presentazione. Allora, vediamo una overview prima. Allora, G1 è praticamente adesso la versione 8, è il Lopez Collector del JDK. I primi papers teorici sull'algoritmo eccetera sono vecchi fino al 2004 e è stato reso disponibile e supportato, già disponibile in JDK 6 nelle ultime release, però supportato ufficialmente dal JDK 7.4, che più di 3 anni fa ormai, quindi nel frattempo è stato ovviamente, quindi ha alle spalle già una decina d'anni di sviluppo e 3 anni di supporto ufficiale da parte di Oracle. È stato progettato per essere il rimpiazzo a lungo termine di CMS. Come sapete tutti, CMS, che è un altro algoritmo per garbage collection in hotspot, ha il problema che la old generation viene frammentata e non c'è modo di deframmentarla se non quella di fare una full GC, che però in CMS è single-threaded. Ho scoperto in questi giorni che in realtà Google ha fatto una versione multi-threaded di questa versione qua e cercheranno di contribuirla ad OpenJDK. Inoltre è stato schedulato per essere il default collector per JDK 9. C'è questa Java Enhancement Proposal 248 che dice se deployate un'applicazione web siete più interessati alla low pose che non al throughput, e se fate un'applicazione tipo JavaFX eccetera eccetera avete questo problema dei frame, di avere questi 16 millisecondi per fare 30 frame al secondo, per cui anche lì siete interessati al low pose e quindi insomma UI e web entrambi low pose, quindi il default deve essere G1. In realtà c'è stata una discussione anche qui molto recente dove alcune persone molto esperte di garbage collection, che lo fanno come lavoro di fare consulenze su queste cose, hanno detto "Bah, allora Parallel, che è il default collector che c'è adesso, funziona bene, ha decine di anni di conoscenza, un algoritmo solido eccetera. G1 non è ancora stato testato sul campo così tanto come l'altro, quindi probabilmente questa mossa è un po' troppo aggressiva, però vedremo come va avanti la discussione. G1 è stato anche progettato per essere incredibilmente facile per fare il tuning. In realtà dovreste in teoria semplicemente specificare 2 parametri: la dimensione massima dello heap, non si vede sullo schermo, la dimensione massima dello heap e la massima pausa che siete più o meno disposti a tollerare. Questo è un soft limit, però è un'indicazione al garbage collector dove voi state dicendo guarda, per me 100 millisecondi è dove ti devi tenere tu, ok? In realtà poi vedremo che questo parametro max GC pause millis viene interpretato da G1 come invece la pausa media che vuole cercare di rispettare. Comunque diciamo, insomma, per ora consideriamo un massimo, però in realtà come vedremo a punto di vista pratico poi non è così. Di default è 250 millisecondi, ok? Quindi quanto è grosso l'heap, quanto volete fare pausa, fate partire il garbage collector e lui è completamente auto-tunable, quindi man mano che l'applicazione va avanti lui capisce certe cose, ingrandisce o diminuisce la dimensione delle varie zone dello heap, fa tutto questo senso. O anche no, dipende dal tipo di applicazione che avete, questo appunto è, insomma, bisogna conoscerlo poi, perché se non rispetta queste cose dovete conoscere come funziona G1 per poi essere in grado di fare il tuning. Come tutti gli altri collector che ci sono in hotspot, è un collector generazionale, quindi divide le zone dello heap in generazioni e implementa, come tutti gli altri, 2 algoritmi, uno per la Young Generation
e un algoritmo diverso per la old generation. Li vedremo entrambi. Quello della young generation è come quello di tutti gli altri, è uno stop the world parallel copying, vuol dire che vengono fermati tutti i thread dell'applicazione, viene effettuata la collection della young generation in parallelo sfruttando tutti i core della macchina, e l'algoritmo che effettua questa cosa è un algoritmo che copia, quindi viene presi tutti gli oggetti vivi e vengono copiati da un'altra parte, lasciando indietro tutti quelli morti. Dopodiché la zona ovviamente che è rimasta a questo punto vuota viene riutilizzata per riallocare quello che l'applicazione alloca. Invece l'algoritmo della old generation per G1 effettua un passaggio di marking per capire quali sono gli oggetti che sono ancora vivi, che è concorrente con l'applicazione, è mostly concorrent, ci sono un paio di fasi che fanno stop the world ma sono brevi. Dopodiché il marking avviene contemporaneamente alla vostra applicazione che sta girando, ok? Vedremo in dettaglio anche come funziona. Dopodiché c'è una fase che, a differenza di CMS, fa incremental compaction, quindi gli oggetti che in old generation vengono in qualche modo sempre compattati, in modo da evitare il problema che c'era con CMS, che era quello appunto di lasciare la old generation frammentata. La cosa fondamentale che dovete sempre avere attiva anche in produzione è di abilitare il logging per G1. Ci sono in particolare questi quattro switch da mettere sempre sulla command line che vi fanno vedere dei dettagli molto interessanti per quanto riguarda G1. In particolare il logging di G1 è molto dettagliato, per cui da questi solo quattro flag riuscite veramente a capire che cosa sta succedendo anche abbastanza in dettaglio nella vostra applicazione e che cosa dovete fare e che le misure che dovete prendere nel caso che ci sia qualcosa che non va. In particolare G1, se non riesce a stare al passo con quello che l'applicazione fa, anche lui ha un fallback, ha una full GC che dura parecchio tempo, anche questa è single threaded, quindi quando vi capita una full GC con G1 dovete chiedervi come mai è capitata. Se avete questi flag riuscite a capirlo, se non ce li avete dovete fermare la JVM, mettere quei flag e poi aspettare la prossima full GC prima di capire cosa succede, quindi sempre usate questi flag. Vediamo adesso un po' più in dettaglio il memory layout di G1, come funziona. Siete familiari un po' con questa struttura qua, no? Questa è la classica separazione dello heap in tre zone principali che sono Laden, Survivor, entrambe queste due vengono chiamate la Young Generation, e poi c'è un'altra zona che viene chiamata Tenured che rappresenta la Old Generation, ok? Allora, per G1, dimenticatevi completamente sta roba, non è più così, ok? In realtà G1 quello che fa è che divide lo heap in delle regioni molto più piccole, si chiamano proprio regions, e cerca di realizzare 2048 di queste regioni, ok? Indipendentemente da quanto è grosso lo heap, lui cerca sempre di allocare 2048 di queste regioni. Ognuna di queste regioni ha un tag associato per cui viene marcata come una regione Eden, oppure una regione Survivor, oppure una regione Old, e c'è un quarto tipo che non era presente nelle versioni degli altri algoritmi che si chiama Humongous Region. Humongous Region sono quelle regioni dove un singolo oggetto occupa più del 50% dello spazio di quella regione, ok? Tipicamente sono byte array oppure char array, se avete stringoni o insomma molto grossi vengono di solito allocati in una Humongous Region se appunto superano il 50% dello spazio di questa regione. Potrebbero anche superare molto di più del 50%, nel senso che potreste essere, cioè garbage collector può essere, può allocare 2 o 3 o 4 regioni contigue che vengono tutte marcate come humongous, e voi avete questo array che semplicemente occupa 3 o 4 regioni di questo tipo qua. Quindi la struttura è un po' questa, ok, dello heap. È diverso da come era prima, non ci sono zone proprio contigue, ma ogni regione può essere allocata in uno spazio diverso. Poi anche qua ci sono delle ottimizzazioni per cui
tutte le regioni Eden vengono allocate in una parte, però insomma concettualmente così, ok? Quindi le regioni marcate con la E in verde sono le Eden, S in arancione sono le Survivor, le blu sono le All Generation e le H sono le rosse, sono le Humongous Region. Quindi cosa succede? L'applicazione, la vostra JVM parte, G1 alloca tutte queste regioni, le marca tutte quante e dire ok, all'inizio, allo startup della JVM sono tutte Eden, ok? Queste qua sono quelle che ho allocato, sono degli Eden. Dopodiché l'applicazione parte e comincia ad allocare, anche la JVM, prima ancora di far allocare la vostra applicazione, alloca lei stessa. E ovviamente alloca nelle regioni Eden, ok? Quindi una singola regione Eden viene cominciata a essere riempita da oggetti che vengono allocati. Piano piano questa singola regione arriva a essere piena, a quel punto G1 passa alla regione dopo e comincia ad allocare oggetti in questa seconda regione finché anche quella diventa piena e così via, poi passa alla terza e così via. Okay? Quando tutte le regioni di tipo Eden sono piene, c'è una Young Generation G6. Okay? Esattamente come prima, quando noi riempivamo completamente lo spazio unico, il rettangolone della Eden Generation, avveniva una Young Generation G6. Però qui c'è qualcosa in più, cioè qualcosa in più. Le applicazioni non solo allocano e poi buttano via gli oggetti, ma hanno degli oggetti che invece vengono modificati, quindi i puntatori a quei particolari oggetti vengono modificati. Per esempio, immaginatevi di allocare una mappa allo startup della vostra applicazione. Classico esempio, la mappa che tiene tutti i bin di Spring. Okay? Questa mappa è a tutti gli effetti un singleton che non muore finché non muore l'applicazione. Però può succedere che voi allochiate dei nuovi bin e registrate questi bin nel contesto di Spring. Allora cosa succede? Che voi potreste avere un oggetto di tipo old, questa mappa di Spring, però quando fate una put su questa mappa viene creato un nuovo oggetto, una nuova entry, map entry, che viene allocato in Young Generation. Quindi avete a quel punto un puntatore che va da una mappa in Old Generation, avete un puntatore verso un oggetto che è in Young Generation, ok? G1 ovviamente deve tracciare tutti questi puntatori, in particolare quelli che sono intergeneration, cioè che vanno da una generazione a un'altra, in particolare dalle Old oppure dalle Humongous verso Eden o Survivor, ok? Perché? Perché quando fa una Young Generation GC, se c'è un unico puntatore che arriva da una Old Generation a questo oggetto, G1 non è che va a vedere quello che succede nella Old Generation, dice ok, io devo fare una Young Collection, quindi guardo le regioni Young, ok? Mi trovo questo oggetto qua, c'è qualcuno che lo tiene vivo? Chi lo sa? E quindi la struttura che G1 mette in campo è fatta in questo modo. Questa è una regione Eden con degli oggetti D e F, e come vedete c'è D che punta F, ok? Però se io guardo esclusivamente questa regione qua e se nessuno punta D e io dovessi fare una Young Collection di questa regione, cosa succede? Che è tutto garbage, perché nessuno punta D, nessuno punta E, praticamente butto via tutto perché è tutto garbage. In realtà la situazione è diversa. Se io ho una old region, potrei avere un puntatore di C che punta a D e B che punta a E, e quindi quegli oggetti a questo punto invece sono live, okay? E quindi non posso farne la garbage collection e buttarli via perché sono in realtà mantenuti vivi da una old region. Quindi cosa succede? G1 però non può fare lo scanning di tutto lo heap e vedere tutte le old region che puntano alle Eden region, perché sennò sarebbe uno spreco di risorse e la vostra garbage collection durerebbe secondi e secondi. Quindi cosa fa? Alloca delle strutture dati addizionali che si chiamano remember set, e questo viene allocato per ogni Eden region. Okay? Quindi per ogni Eden region cosa succede? Che c'è? Dice remember set è una struttura dati che dice ci sono degli oggetti in questa regione che sono puntati da un'altra regione, una old region, in particolare in questa zona. Le old region a loro volta vengono suddivise in blocchi più grossi, quindi vedete è tagliata a fette,
e esiste una struttura dati alternativa a parte che si chiama card table, dove ogni entry in questa card table si chiama card, ok? Quindi io che cosa ho? Ho un remember set che punta a una card, quella rossa. Perché? Perché quella rossa? Perché i due oggetti B e C che puntano a degli oggetti nella mia Eden Region sono proprio in quella card rossa, ok? Quindi il mio remember set punta alla sorgente degli oggetti che tengono vivi i miei oggetti nella Eden Region, ok? Quindi queste sono le strutture dati addizionali che vengono allocati in C++ dall'implementazione di G1. Ed è ovviamente ce n'è una per ogni di remember set, ce n'è una per ogni region di tipo Eden o Survivor. Come faccio però a tenere aggiornate queste strutture dati, i remember set e la card table? Ok? Perché l'applicazione mentre gira cambia i puntatori, quindi ogni volta che noi facciamo object.field uguale a un nuovo reference, io devo dire, ah, adesso non è più B che teneva vivo D, ma è cambiato qualcosa, quindi devo cambiare queste strutture dati collaterali e tenere traccia di tutto quello che succede. Quindi G1 usa una tecnica che si chiama write barrier, cioè ogni volta che l'applicazione scrive un puntatore, viene eseguito un piccolo pezzo di codice all'interno di G1 che tiene aggiornate queste strutture dati. In particolare cosa dovrebbe fare? Dovrebbe, se torniamo indietro un secondo, dovrebbe aggiornare il remember set, ok? Ogni volta che io cambio questi puntatori da B a E, per esempio, devo aggiornare il remember set e dire guarda, ci sarà un altro oggetto, per esempio A, e quindi una entry qui nel remember set mi deve puntare una card che è quella che contiene A. Okay. C'è questo piccolo pezzo di codice che esegue questa cosa. Però cosa succede? Che se io aggiorno continuamente il remember set diventa una specie di bottleneck, e in particolare è stato visto che per le applicazioni Java le scritture dei puntatori sono così frequenti che aggiornare direttamente il remember set porterebbe a un sacco di lock contention. Perché questo aggiornamento deve essere fatto in modo atomico, devo tenere traccia in modo preciso di tutto quanto, perché se perdo un puntatore il mio heap diventa corrotto e a quel punto lì non funziona più niente, okay? La JVM va in crash, eccetera. Quindi invece di aggiornare direttamente il remember set, le informazioni che vengono prese dalla write barrier vengono accodate in una coda che si chiama Dirty Card Queue, okay? Quindi io praticamente ogni volta che un puntatore viene scritto alloco una piccola struttura dati che dice dov'è il puntatore che punta a chi sono i soggetti di queste due di questa write, okay? Dov'è il sorgente, dov'è il puntato, e metto queste informazioni in una coda, okay? In modo che venga poi processata. Dopodiché questa coda è divisa in quattro zone, c'è una zona bianca, verde, gialla e rossa. Dopodiché in G1 cosa succede? Che esiste esistono dei thread che vengono allocati da G1 che si chiamano refinement threads, che gestiscono questa dirty card queue. In particolare, se io ho tutta una serie di entry che restano nella white zone, ok? Quindi immaginatevi questa white zone, che ne so, a dimensione facciamo 10, ok? Se ci sono state solo 10 scritture di puntatori, restano nella mia, facciamo 8, restano all'interno della white zone e non viene fatto assolutamente nulla, ok? Quando io continuo a scrivere puntatori e a mettere elementi dentro questa coda, sforo da questa zona bianca e entro nella zona verde. A quel punto G1 alloca dei thread, dei refinement threads, che quello che fanno è semplicemente prendere le informazioni da questa coda, quindi scodare queste informazioni qua e aggiornare il remember set, ok? In parallelo con la nostra applicazione. Però ricordatevi, l'applicazione non va mai a vedere il remember set, ci sono solo per ora solo i refinement threads che aggiornano là, quindi non c'è contention, perché sono loro, quindi si mettono d'accordo, ok? Dopodiché, man mano che io vado avanti e riempio la green zone, sempre più thread vengono allocati per gestire questa parte. Ovviamente questi thread vengono allocati
però lavorano su zone diverse, ok? Quindi non c'è mai contention su una singola region, perché lavorano su region diverse. Man mano che questa coda diventa sempre più, più piena, si entrano nella yellow zone, qui a questo punto tutti i refinement threads sono attivi. Quando entro nella red zone ci sono tutti i thread di refinement che lavorano su queste code, più anche a quel punto l'applicazione fa il lavoro. Quindi nella write barrier, okay, io chiedo al thread mio applicativo di fare un pezzettino di lavoro del garbage collector. Cosa vuol dire? Vuol dire che la mia assegnazione di questo puntatore diventa più lenta, perché non solo devo assegnare quel puntatore, quindi cambiare degli indirizzi in memoria, eccetera, ma devo anche fare un pezzettino di lavoro del garbage collector. Quindi il throughput della mia applicazione diminuisce, perché la mia applicazione non può semplicemente cambiare un puntatore, fare un piccolo lavorino e poi fare qualcos'altro, ma deve fare cambiare un puntatore, fare un piccolo lavorino, capire che ormai è entrato nella red zone, fare il lavoro più impegnativo che invece di solito farebbe il garbage collector. Quando ha finito questo pezzo qua, finalmente può eseguire l'istruzione dopo nel bytecode, okay? Quindi ovviamente però questo è intelligente, perché? Perché se la mia applicazione rallenta perché deve fare del lavoro aggiuntivo, il rate di cambio dei puntatori diventa più basso, e quindi questo dà la possibilità ai refinement threads di finalmente venire a capo e di lavorare di più e di svuotare questa coda e di ritornare di nuovo a una situazione efficiente e normale, tra virgolette. Okay? Veniamo adesso in dettaglio a vedere come funzionano le fasi di una YAMGC in G1. Ok? Ce ne sono diverse e le vediamo in dettaglio. Allora, immaginatevi l'applicazione alloca, tutte le YAMG region sono piene, a un certo punto G1 decide, ok, è ora di fare una YAMGC. Prima cosa che fa è uno stop the world. Anche questo è un pochino complicato, però ve lo spiego, ci sono due secondi. Allora, come funziona? Funziona così: il compilatore, il JIT, ma anche l'interprete, ha in dei punti ben precisi del vostro codice, mette del codice aggiuntivo che non avete scritto voi, che va a testare se per caso quel thread si deve fermare. Okay? Quindi c'è del codice aggiuntivo che viene iniettato dal compilatore JIT, che dice: guarda un po' se questo thread si deve fermare, ok? Se quel flag è true, quel thread viene fermato, ok? Quando G1 dice voglio che venga effettuata una stop the world, semplicemente cosa fa? Dice setta quel flag, in realtà viene fatto in un modo diverso, ma immaginatelo come viene settato quel flag. A quel punto tutti i thread applicativi cosa fanno? Stanno eseguendo il loro codice, e a un certo punto tutti questi thread prima o poi arriveranno a un punto dove vanno a testare quel flag, ok? E dicono, ok, sono arrivato, mi fermo. Si ferma prima un thread, l'altro thread magari sta ancora lavorando, esce da un ciclo loop, un ciclo for, anche lui arriva a testare quel thread, dico, ok, adesso mi fermo anch'io, piano piano si fermano tutti quanti, ok? Quando sono tutti fermi, questi thread dicono a G1, siamo tutti fermi, ok? Adesso tocca a te. Ok, quindi questo è il meccanismo di stop the world, si chiama safe pointing. Perché appunto questo check che viene inserito si chiama safe point poll e va a testare se esiste questo puntatore, se questo boolean è stato messo a true o false, okay? Se è false vado avanti col codice, se è true mi fermo lì, okay? Poi G1 deve costruire quello che si chiama un collection set, cioè mettere insieme tutte le regioni che deve esplorare in modo per poter effettuare la garbage collection. In questo caso, siccome una YAMGC, quali sono? Sono tutte le hidden region e tutte le survival region. Dopodiché c'è la prima fase, ok? Dopo che ho messo tutte queste collezioni, questa regione nel mio collection set, la prima cosa che viene effettuata dal collector è quella di fare il cosiddetto root scanning, cioè io devo trovare gli oggetti che sono sicuro che sono delle root, cioè che sono sicuro che sono vivi, per esempio variabili locali, ok? Quella variabile locale che magari ho appena allocato
e non ho ancora magari assegnato a nessun altro, una variabile che esiste perché quel thread sta eseguendo del codice, quindi quella lì è una root. Altri esempi di root sono i field statici che voi mettete nelle classi, quindi che ne so, thread locals piuttosto che costanti statiche, ma anche oggetti statici che avete, singleton, classico caso, no? E così via. Quindi oggetti statici e locali vengono scannati, proprio quelli locali viene proprio fatto un walk dello stack, quindi viene preso l'ultimo frame dello stack dove si è fermato il thread, vengono analizzate tutte le variabili locali e quelle vengono marcate come root, dopodiché si va allo stack precedente e anche lì tutte le variabili locali messe nel, come root, e allo stack precedente, 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 finché si arriva a thread.run, okay? Che è l'inizio del thread, okay? Quindi tutte le variabili locali vengono messe in questa, questo root set. A questo punto che cosa ho? Io sono sicuro che tutti questi oggetti sono, è da lì che devo partire per analizzare il grafo di oggetti che sono effettivamente vivi, perché so che questi sono sicuramente vivi, quindi da lì vado a seguire i puntatori degli oggetti per vedere quali sono gli oggetti che sono vivi in quel momento, okay? Ovviamente prima di seguire i puntatori devo aggiornare il remember set, questa struttura dati che io posso ancora avere, vi ricordate, nella dirty card queue. A quel punto devo andare a aggiornare, devo forzare il flush di questi elementi della dirty card queue nel remember set per dire, adesso che sto guardando questa young region, devo essere sicuro che gli oggetti che ci sono qua dentro vengono puntati da qualcuno, quindi aggiorno il remember set. Dopo che l'ho aggiornato devo andare a processarlo, cioè il remember set mi punta, vi ricordate, a una old region. A quel punto io so dove andare a cercare, faccio lo scanning di un pezzettino di quella old region, quello che viene puntato dal remember set è solo quello, in modo da capire se lì dentro c'è ancora qualcuno che punta agli oggetti della young generation. Se non è più così, ok, non faccio niente. Se è così, devo essere sicuro, devo fare in modo di dire ok, guarda, ho trovato un oggetto in old region che punta a questo oggetto qua, quindi questo oggetto qua è vivo e me lo metto da parte e non devo considerarlo come garbage, ok? Quindi process remember set. Dopodiché c'è la fase finalmente dove io parto dalle root e navigando l'oggetto a grafo, quindi attraverso il grafo di oggetti, ogni volta che attraverso il grafo di oggetti copio gli oggetti in una nuova Eden Region o Survival Region in questo caso, okay? Quindi prendo l'oggetto e lo copio in una Survival Region, navigo il grafo, trovo un altro oggetto, lo copio e lo copio in una Survival Region e così via, okay? Se è un oggetto che è già in una Survival Region ed è stato già copiato più volte ed è diventato tra virgolette vecchio, cosa succede? Che navigando quell'oggetto lì lo copio in una old region, okay? Posso prendere una regione completamente vuota, la taggo come old, okay? E dico ok, questa regione qua era vuota, era lì a disposizione, la taggo come old e questo oggetto vecchio ormai lo copio lì dentro e quella regione viene marcata come old. Tutto questo mentre attraverso il grafo di oggetti, questo viene fatto in modo concorrente, scusate, non concorrente ma in parallelo, usando tutti i processori a disposizione. Quindi le radici da cui parto vengono divise in base al numero di core, dopodiché questi thread, ognuno si naviga alle proprie radici, ci possono essere ovviamente dei casi in cui due thread arrivano sullo stesso oggetto, ma questo viene gestito in modo atomico da G1, per cui quell'oggetto lì viene processato, viene, il thread che lo sta processando dice adesso lo processo io, e quindi viene gestito in modo atomico. Non ci sono problemi. Sì, domanda, ma quindi sì, se hai più JVM sullo stesso server è controproducente perché vanno a occupare una tutti i core e si ammazzano con l'altro. Esattamente, esattamente. Infatti se hai più JVM sulla stessa macchina, quello che ti conviene fare, c'è un flag dove tu puoi specificare qua il numero di thread che G1 deve usare per effettuare tutte queste fasi, okay. Quindi spesso sì, ti conviene usarlo, dipende un po' da che tipo di JVM hai. Si può fare il pinning al particolare CPU, a particolare core, cioè di questi thread lo puoi fare
però fa il pinning di tutta la JVM in particolare. Esatto, c'è un comando Linux, per esempio su Linux lo fai con un comando che si chiama task set. A livello di processo, esattamente. Non a livello di thread. No. Tu puoi dire a un processo, in questo caso la Java Virtual Machine, dire tu puoi usare la CPU 01234. Ok. E lasciare, che ne so, la 5, la 6 a un'altra JVM e la 7 a 64. Però sì, puoi fare pinning solo in questa maniera. Cioè, dopo che sono stati copiati tutti gli oggetti e il grafo è stato navigato, ovviamente mentre lo attraverso posso analizzare ognuno di questi oggetti e posso ovviamente ottenere delle informazioni. In particolare, le informazioni che vado a prendere sono: questo oggetto qua è un reference, come Java Land Ref Reference, è un soft reference, un weak reference, un phantom reference e così via. Se sì, queste informazioni vengono accumulate. E dopo che tutti gli oggetti sono stati copiati, i reference vengono processati. Quindi a questo punto c'è il classico esempio per cui, per esempio, i weak reference vengono accodati nella reference queue, i soft reference vengono accodati e così via. Di default il reference processing è single threaded. Dovete per forza abilitare questo switch parallel refproc enabled per abilitare il processing in parallelo di questi reference che sono stati trovati durante la garbage collection. Se non lo fate e avete tanti di questi reference, questa fase qua dura parecchio. Okay? Noi avevamo un'applicazione su cui lavoravamo noi, per ogni garbage collection, che era circa ogni, credo se ricordo bene, circa 20 secondi, allocavamo tipo 3 milioni di reference, di weak reference. E per processare questi 3 milioni di weak reference ci metteva circa un secondo, cioè 1-2 secondi. Quindi la vostra YangGC, che dovrebbe essere molto veloce, viene impattata dal processing dei reference. Quindi occhio a questa cosa. Se usate quest'altro switch, print reference GC, G1 vi dice esattamente quanti reference, proprio il numero esatto, di ognuno di questi tipi. E quindi voi avete delle informazioni aggiuntive che vi dicono quindi se c'è qualcosa che non va, cioè se voi non vi aspettate, la vostra applicazione non usa weak reference, ma vi trovate che nei log che c'è un milione di weak reference, dovete cominciare a capire da dove saltano fuori. Magari li usa una libreria di terze parti che state usando. Vedremo poi in dettaglio più avanti anche quali sono due sorgenti di weak reference all'interno del JDK che uno non sospetterebbe mai. Ok, non solo vengono tracciati i reference durante la navigazione, ma per ognuna di queste fasi, quindi l'update del remember set, il processing del remember set, l'object copying e il reference processing, G1 traccia esattamente i tempi che ognuna di queste fasi ci ha messo. Okay? Questo perché? Perché vuole cercare al più possibile di rimanere all'interno del target che voi gli avevate dato all'inizio. Vi ricordate? Max Pause GC. Okay? Come vengono usati questi tempi per effettuare l'autotuning di G1? Vengono usati in questo modo. Siccome io sto facendo una Young GC, se devo guardare troppe regioni e sforo il budget che mi è stato dato, cosa faccio? Semplicemente dico, invece che usare 1000 regioni, ne uso 750. Viene fatta un'altra garbage collection a 750 e a quel punto riguardo i tempi e dico, sono ancora fuori? Sì, scendo a 600, ok? A 600 sto dentro? Sì, sto dentro, e quindi mi tengo a 600. Quindi in pratica cosa viene fatto da G1? Viene fatto uno shrink automatico della dimensione dello heap che viene usata per la Young Generation. Okay? Quindi la Young Generation diventa dinamica, si allarga e si restringe in base al tempo che ci mette G1 a fare la collection della Young Generation, proprio per cercare di rimanere all'interno dei tempi predefiniti. Okay? Questo è un aspetto molto importante, ci torneremo poi più avanti quando guarderemo la Old Generation Collection. Ricordatevi che il meccanismo fondamentale di G1 per cercare di restare nei tempi che voi gli avete detto, di provare a restare all'interno di questi tempi, il meccanismo di G1 è quello di
diminuire la dimensione della young generation. In questo modo ha meno regioni da guardare, meno lavoro da fare e quindi riesce a rispettare il tempo che gli avete dato. Ok? Questo è un diagramma grafico di quello che succede, che vi ho appena spiegato. Quindi in questo caso, vedete, vengono prese queste quattro regioni, sono tre Eden e una Survivor, e vengono copiate in un'altra regione che ha come target una regione vuota, ok? Dopodiché queste altre tre regioni, due Eden e una Survivor, anche vengono copiate di qua, quindi questa Survivor da sola viene copiata in un'altra. Che cosa ho alla fine? Ho le regioni vecchie, non ci sono più, no? Spariscono. E le regioni nuove che ho sono queste due Survivor in più che ho e una Old in più che deriva da una Survivor che, i cui oggetti all'interno erano ormai vecchi e quindi sono stati messi in una Old Generation. Ok? Hai detto che all'inizio è tutto Young Generation. Sì. Però il sistema delle Garbage Collection si basa sulle referenze della Old. Allora. Sì. Quindi all'inizio, quando poi la Young Generation si sarebbe tutto garbage perché non aveva messo una referenza. Esattamente, esattamente così. La prima Young Generation Collection non ha old okay, object. Ci sono delle regole particolari per dire questo non farlo. No, esatto, infatti la old, esatto, se viene fatto così, okay. Cioè questa regione qua, che prima era libera, questa qua, G1 quando passa vede questa regione qua, ovviamente qui ve l'ho semplificato, no? Perché all'interno di questa Survivor Region potrebbero esserci degli oggetti giovani che dovrebbero essere copiati in un'altra Survivor e degli oggetti più vecchi che invece dovrebbero essere copiati in una Old. Ok, supponiamo per semplicità che siano tutti vecchi, ok? Quando G1 guarda questa Survivor Region e dice ok, siete ancora tutti vivi e siete tutti vecchi, io prendo una regione vuota, la taggo come old e vi copio tutti quanti là. E questo crea, se tu ti immagini che non esiste neanche una old region, questo crea la prima old region. Okay? E poi andando avanti con le collection, ovviamente se ne creano altre e poi a un certo punto il sistema va a ok? Quindi quelle che sono più variabili sono ovviamente le Eden e le Survivor. Non so perché copiarla e non solo ritaggarla come old. È una buona osservazione, come ti dicevo, è molto raro che una Survivor Region contenga solo oggetti che hanno tutti la stessa età, ok? Quindi tu potresti dire, vabbè, magari è così, quindi questi li copio, alla quarta copia decido che sono ormai da mandare in Old Generation e li copio tutti là. E, è vero, ma è raro, insomma, a volte capita che le Survivor Region hanno oggetti di età diverse e quindi non puoi copiare, semplicemente ritaggare quella regione. In più, ritaggare la regione ti esporrebbe di nuovo alla frammentazione e quindi è per questo che tu copi, perché a un certo punto sai che tutte le regioni che sono in old vengono poi compattate, okay? Perché anche quando voi copiate in old, okay, anche gli oggetti in old a un certo punto possono diventare garbage. Okay. Quindi voi dovete comunque fare il processing di una old region e dire magari capita che quella old region, tutti gli oggetti che ci sono lì dentro, tutti sono stati gettati via, okay? Per esempio avete fatto un map clear di Spring, okay? E tutti quegli oggetti lì sono diventati garbage, quindi questa old generation sparisce, okay? Quindi c'è questa copia, viene fatta comunque proprio per limitare la frammentazione. E appunto abbiamo generato queste tre nuove regioni, ok? Passiamo alla... dubbi sulla Young? Ok, passiamo alla Old, quindi a una Old GC, sulle regioni di Old. Allora, G1 schedula una Old Generation Collection in base a quanto lo IP è pieno. In particolare il default è al 45% pieno. Cosa vuol dire? Tutto l'IP, eh? Questo 45% viene controllato dopo ogni Young Generation, quindi voi avete l'Eden completamente vuoto perché avete appena finito una Young Collection, quindi Eden è vuoto, Survivor ci sarà qualcosa e nelle Old c'è qualcosina. A quel punto lì G1 va a vedere quanto è pieno lo IP e dice sei fuori dal 45%? Sì, allora ti schedulo una Old Generation Collection, che non la faccio adesso, semplicemente
metto un flag a true e dire guarda che poi dovrai fare una old generation collection, oppure ogni volta che viene effettuata una humongous allocation. Vi ricordate, le humongous allocation sono quelle di quegli oggetti grossi, enormi, e devo fare un check ogni volta che faccio una humongous allocation, perché questi oggetti enormi possono consumare una quantità di regioni anche elevate, 10-20 d'un colpo, per cui è molto importante che io dopo ognuna di queste vada a controllare se ho ripassato questo limite, perché se aspetto la Young Generation che arriverà magari tra 20 secondi, rischio di finire tutte le regioni a causa di queste humongous allocation. Okay? Anche questo parametro è controllabile via command line. Dopodiché cosa viene effettuato? Okay? Immaginatevi la situazione dell'OIP, voi avete queste old regions, ma non sapete se dentro gli oggetti che ci sono ancora vivi o sono morti, okay? Perché nessuno punta più a questi oggetti. Quindi quello che dovete fare è, di nuovo, come veniva fatto prima, capire se c'è qualcuno che punta a questi oggetti. Questa fase di capire se c'è qualcuno che punta agli oggetti si chiama marking. E anche qui si parte dalle root, e però invece che analizzare gli oggetti in Eden tramite anche i remember set, vi ricordate, eccetera, questa volta si parte dalle root e si vanno a vedere gli oggetti in old generation. Okay. In particolare il marking che viene effettuato sulla old generation è concorrente con l'applicazione. Domanda, vediamo se siete stati attenti, come veniva fatto il marking in Eden nella Young Generation? Non veniva fatto il marking, perché? Perché c'era uno stop the world e io partivo dalle root e mentre navigavo l'oggetto di grafi li copiavo già, quindi non avevo bisogno di capire, di fare il marking e mettere un flag su ogni oggetto a dire tu sei vivo, tu sei vivo, tu sei vivo, tu sei vivo, ma lasciarli lì. Semplicemente navigando il grafo io sapevo, siccome lo navigo, so che quegli oggetti sono vivi e quando sono vivi li copio già immediatamente. Invece adesso viene fatto un'altra cosa, semplicemente navigo il grafo e taggo ogni oggetto come vivo. Ok? Adesso lo vediamo in dettaglio come funziona. L'algoritmo si chiama tricolor marking e funziona in questo modo qua. Parto dalle root e le coloro di nero. Ok? Dopodiché, per ognuna delle root, vado a vedere i field di quella classe e per ognuno dei field, se è un puntatore, seguo il puntatore e marco l'oggetto puntato da quel puntatore di grigio. Okay? Quindi questo è il primo passo, marco tutte le root nere e i figli delle root le marco grigie. Okay? Dopodiché, cosa faccio? Il primo oggetto grigio, poi prendo gli oggetti grigi e dico ok, prendo questo oggetto, anzi questo oggetto qua grigio, lo analizzo e dico ok, questo oggetto grigio ha un puntatore a un altro oggetto, quindi io prendo, seguo quel puntatore lì, marco il puntato grigio e dopodiché, siccome è l'unico puntatore, ho finito di lavorare su quell'oggetto lì e lo marco come nero. Ok, dopodiché cosa faccio? Prendo quest'altro oggetto, prendo il primo puntatore, lo seguo e marco quello puntato, vedete, diventa grigio. Ma non ho finito, quindi non posso marcarlo ancora nero questo qua. Passo al secondo puntatore che ha, ok? Secondo puntatore, lo seguo, marco il figlio come grigio, adesso ho finito i puntatori di questo oggetto qua e quindi questo lo marco come nero, ok? E avanti così in modo ricorsivo. Quindi come vedete, ovviamente qui mi sono fermato per semplicità, nessuno di questi ha un puntatore, oppure hanno dei field, ma che sono degli scalari, cioè int, long, ok? Per cui non puntano un altro oggetto, finiscono lì. Ok? Quindi immaginiamo questi tre oggetti qua, o non hanno puntatori, hanno solo dei puntatori scalari, quindi ovviamente li analizzo, scopro che nessuno ha un puntatore a un oggetto, un reference, e quindi li marco entrambi come neri, tutti quanti. A questo punto il marking è finito. Se io torno indietro, come vedete esiste praticamente una specie di onda grigia che avanza all'interno del grafo di oggetti, ok? Finché è un'onda grigia seguita poi dall'onda nera, ok? Che colora tutti gli oggetti. Le referenze di seguire una referenza ciclica. Esattamente.
e anche perché questo algoritmo qua è molto facile renderlo concorrente, perché semplicemente ti basta cambiare il colore dell'oggetto in modo atomico, e a quel punto lì, se tu anche hai una, lo vediamo adesso cosa succede con l'applicazione, ma se tu hai un altro thread che fa il marking, allora, sì, certo, e che accede a quell'oggetto lì, lui lo guarda e dice, ah, sei già nero, ok, ti schippo completamente, inutile che rifaccio il processing che è già stato fatto a qualcun altro. Okay? Allo stesso modo, quando arrivo qua, se un altro, questo thread qui, per esempio, arriva, guarda questo oggetto qua e lo sta processando, e arriva anche un altro thread, uno dei due prende l'ownership e quindi questa cosa viene effettuata in modo parallelo. Ma viene effettuata, come vi dicevo, anche in modo concorrente. Qual è il problema del concurrent marking con la vostra applicazione? Che la vostra applicazione vi cambia i reference, scrive i reference. Quindi questo è quello che può succedere. Voi avete il thread del garbage collector che a questo punto sta cercando, allora ha preso questa route, l'ha analizzata colorata in nero, ha preso A, l'ha colorato in nero, adesso deve seguire questo secondo puntatore e analizzare B. Ok? Allo stesso momento l'applicazione scrive il puntatore che noi avevamo già analizzato, che qui era null. Per cui io nella versione precedente ero arrivato qui e avevo detto, oh, guarda, ha un puntatore, però il puntatore è null, quindi non lo seguo, non c'è niente da seguire, marco l'oggetto come nero. Dopodiché l'applicazione scrive A.C uguale a C e punta a C così, ok? E allo stesso modo questo thread qua che stava facendo il marking viene, immaginatevi, temporaneamente sospeso. L'applicazione cosa fa? Fa B.C uguale a null, quindi cancella questo puntatore qua. Okay. A questo punto il thread che fa il marking del garbage collector dice, ah, adesso tocca a me finalmente, guardo B, dice, ah, guarda, B ha un puntatore ma è null, quindi marco B come nero. Ok? A questo punto cosa succede? Che, ah, scusate, torno un attimo indietro per farvi vedere una cosa. Allora, qui la cosa importante è che gli oggetti neri sono vivi, quelli bianchi sono garbage. Esatto, quindi io cosa faccio qua? Quando devo copiarli questi oggetti, cosa faccio? Copio solo i neri, i bianchi li lascio lì e questi tanto sono morti, quindi verranno sovrascritti da qualcuno, ok? Adesso guardate questa situazione qua, no? Questa situazione qua ha un oggetto nero che punta a un oggetto bianco, ma se io copio gli oggetti neri, che sono quelli solo alive, li metto da un'altra parte, io ho questo puntatore che ormai ho spostato da un'altra parte che punta a questo oggetto qua che è garbage, che verrà sovrascritto da un altro oggetto, quindi questo non va bene. Okay? Questo qui è uno degli invariant che non devono mai essere, che devono sempre essere soddisfatti, è che non ci deve mai essere un puntatore da un oggetto nero a un oggetto bianco, mai, altrimenti è un casino, perché vuol dire che avete corrotto lui. Quindi, come faccio ad accorgermi di questa situazione qua, dove ho il thread del garbage collector e quelli dell'applicazione che girano insieme e che non devono far casino tra di loro? Guarda un po', si usa una write barrier di nuovo. Mi basta che in particolare ce ne sono di due tipi, ma G1 usa una write barrier che va a si dice detect in italiano? Che va a verificare o a informarsi quando un puntatore viene scritto a null. Okay? Potrei tenere traccia di quello che viene scritto a qualcosa che non è null, ma G1 usa un'altra tecnica, cioè ogni volta che questo puntatore viene cancellato, lui tiene traccia di B e di C. Okay? È stato cancellato un puntatore, ok, io mi metto da parte B e C, cioè da dove l'ho cancellato a dove stava puntando prima. Okay? Quindi ogni volta che un puntatore viene cancellato, G1 si mette da parte delle informazioni. Quindi a questo punto G1 conosce sia B sia C, e poi cosa fa? Dice, ok, assumiamo che C sia rimasto vivo. Qualcuno ha cancellato il puntatore a lui, ma assumiamo che sia rimasto, quindi io assumo che sia rimasto vivo. Cosa succede? Succede che questa tecnica si chiama snapshot at the beginning ed è chiamata così perché il grafo di oggetti quando il marking comincia viene preservato, cioè io, se torniamo qua indietro, C che non faceva parte del grafo iniziale, ok,
scusate, faceva parte del grafo iniziale perché scendeva da B, ma non perché scendeva da A, ok? Quindi il grafo iniziale viene preservato, ci sono root A e B, e non C perché nessuno puntava a C direttamente da A. Ok? Quindi il grafo iniziale viene preservato e quindi si chiama, questa tecnica si chiama snapshot at the beginning. Cosa succede se nessuno punta a C? Cioè l'applicazione cosa fa? Cancella il puntatore a C, ma poi nessun altro punta a C, quindi C diventa garbage. E in quel caso succede che questa tecnica praticamente ritiene C come floating garbage, cioè un oggetto garbage, ma in realtà non viene considerato garbage, quindi verrà copiato e verrà processato come se fosse vivo, però ovviamente al ciclo dopo verrà scoperto che C non è più vivo, perché a quel punto lì proprio nessuno punterà a lui. Qui sono stato sfortunato che c'è stato proprio un momento di concorrenza tra il thread che faceva il marking del garbage collector e quello dell'applicazione, che hanno creato questa situazione che mi ha creato l'oggetto C che viene ritenuto come garbage. Come vi potete immaginare, questa evenienza è rara, quindi la quantità di garbage che viene ritenuta da questa tecnica è piccola, okay? Però funziona così. Ovviamente C viene accodato e viene poi collezionato al ciclo dopo. Sì. Tutto quello che ho raccontato finora a me dà l'impressione che io sto facendo un ciclo for da 1 a 10.000 e sotto la GVM fa un miliardo di robe e mi spaventa. Questa cosa in particolare dello snapshot del beginning, in realtà non viene preservato il grafo, cioè non è che mi storo da qualche parte la struttura di questo grafo, no. Io semplicemente dico, qua c'è stato un null, quindi B e C, voi siete vivi di d'ufficio. C in particolare viene dichiarato vivo d'ufficio. Sì, ok. B, dipende. B diciamo lo era già, perché B, esatto, lo era già arrivato. Esattamente. E quindi... Esattamente. Okay. Quindi C viene semplicemente messo da parte e dire, ok, guarda, viene in realtà quello che viene fatto a C è che viene colorato di grigio, ok? Certo. Colorandolo di grigio, cosa faccio? Vuol dire che il marking a questo punto non è finito, C viene colorato di grigio e quindi io seguo C, quindi se C ritiene a sua volta un'enormità di roba, tutta quella verrà conservata, verrà cancellata al ciclo dopo, però per il momento viene ritenuta. Ovviamente, come vi dicevo, si gioca un po' sul fatto che tenere vivo C è un'evenienza molto rara, cioè sono pochi gli oggetti che devi tenere vivi per ogni old collection, quindi si gioca un po' su questa cosa qua. L'altra tecnica è quella di è quella che usa per esempio CMS, e CMS non tiene traccia di quando un puntatore viene cancellato, ma tiene traccia di quando un puntatore viene assegnato a un non null. Quindi CMS però a quel punto cosa deve fare? Quando questo tiene traccia di questo puntatore qua, deve rigirare tutto il grafico da capo, quindi deve ripartire dalle root e rinavigare tutto il grafico per verificare che non ci sia, cioè che tutti i nuovi puntatori siano stati seguiti nel modo corretto, okay? Questa tecnica è stata verificata dal punto di vista sperimentale, ma anche in letteratura eccetera, è più costosa delle tecniche snapshot at the beginning, quindi viene, cioè per G1 è stata scelta l'altra perché appunto voleva essere un po' un'evoluzione di CMS, è stata scelta l'altra. G1 raccoglie le statistiche su quello white bar, assolutamente. G1 si ricorda qualsiasi roba, quindi possibile, c'è nei log. No, gli oggetti precisi? Sapere. No, vuoi sapere anche solo il numero. Il numero di questi oggetti C, sì. No, non viene segnato. Sarebbe interessante. Perché c'è CMS, G1, magari, non so, perché nella mia applicazione CMS, non so, magari ci sono altri modi. Penso che non venga segnato semplicemente perché dalla letteratura, dagli esperimenti che sono stati fatti dalle università, dai ricercatori, eccetera, queste tecniche di snapshot at the beginning si sono dimostrate. Probabilmente lì qualcuno li ha contati veramente questi, e quindi hanno detto, ok, queste sono in generale più efficienti, usiamo quelle, però appunto non c'è stato motivo di segnare il numero esatto. Allora, vediamo un po' cosa succede sulla
quando G1 dice ok, bisogna effettuare una all generation GC, ok? Quello che succede è che di nuovo G1 fa stop the world, esattamente come vi avevo spiegato prima, e c'è una piccola fase, fa uno stop the world e poi fa una young generation collection, ok? A questo punto, siccome faccio una young GC, all'interno di tutti gli oggetti che io mi navigo, non navigo più solo quelli della young generation, che io prima cosa facevo? Mentre li navigavo li copiavo, ok? Non solo quelli, ma navigo anche quelli della old generation, che prima invece skippavo, ok? Perché già in old li skippo, mi interessano solo gli young. Quelli in old generation, cosa succede? Che io faccio il marking. Quindi, scusate, per le root, la root detection, non il marking. Il marking viene praticamente effettuato... Perché continuo a dire marking? La root detection viene effettuata durante una young collection. Ok, quindi, torno un attimo indietro, calmo un secondo. Allora, vi ricordate? Durante una young collection, il G1 dice quali sono le regioni di cui io devo andare a vedere che cosa c'è, ok? E dice, ok, una young collection, tutte le new e le survivor, ok? Dopodiché doveva venire a capo di quali sono le root, ok? Devo venire a capo non solo delle root, per quindi le variabili locali di oggetti che sono locati in Eden, ok? Ma anche, per esempio, le variabili locali o gli statics che sono allocati in old. Quindi questa parte qua, che prima non veniva effettuata, adesso viene effettuata in questa parte qua. Okay? Quindi c'è una fase in più durante il riconoscimento di quali sono le root dei miei oggetti, che prima non veniva fatta e che viene fatta invece durante questa Young Generation GC. Quindi c'è una fase in più che viene fatta. In particolare, questa particolare young collection viene denominata nei log con questa dicitura initial mark. Dopodiché G1, quindi questo è un stop the world, G1 cosa fa? Dice a tutti i thread applicativi, dice ok, ripartite tranquillamente, adesso che io so quali sono le root, le navigo, e navigo in particolare tutte le root che mi portano verso le old region, ok? E questo viene effettuato in modo concorrente con l'applicazione, con l'algoritmo di tre color marking che vi dicevo prima. Ovviamente durante questa navigazione tengo traccia di nuovo dei reference, quindi se incontro un oggetto che è di tipo Java Lang Ref Reference, me lo tengo da parte, me lo segno, e non solo faccio questo, ma per ogni old region vado a calcolare quanti oggetti vivi ci sono lì dentro e quanti byte occupano. Quindi se io ho una regione da 1 megabyte, ok, gli oggetti che sto navigando all'interno di questa regione, quanti byte effettivamente occupano? Non so, 10k solo, okay? Quindi ho una regione da 1 megabyte ma solo 10k effettivamente occupati. Quando ho finito di fare il concurrent marking, G1 cosa fa? Fa di nuovo una fase stop the world che si chiama remark. A questo punto io faccio il processing di questa coda di tutti i C che dicevamo prima, ok? Quindi la snapshot at the beginning queue, dove io avevo messo tutti i miei C, viene processata in questa fase. Faccio anche qui il reference processing, quindi weak reference, soft reference, eccetera. Dopodiché esiste un'altra fase sempre che viene effettuata da una stop the world che si chiama cleanup, cioè io quando ho navigato tutte queste old region può capitare che una old region contenga solo garbage. A quel punto posso dire ok, guarda, questa old region tolgo il tag e la metto nelle free region, può essere riutilizzata tranquillamente perché dentro c'è solo garbage, okay? Quindi le regioni vuote di tipo old vengono immediatamente riciclate. Dopodiché i thread vengono fatti ripartire, ok? A questo punto però manca un pezzo. Perché? Perché è vero che so quali sono tutti gli oggetti old vivi, ma non li ho spostati, non li ho copiati da nessuna parte, ok? So quali sono, ma non ci ho fatto nulla, li ho lasciati lì, ok? Sono esattamente... li conosco tutti, ma non li ho compattati da qualche altra parte. Tuttavia i thread dell'applicativo vengono rifatti ripartire. Quindi qua per esempio questa è la classica fase che vedete
per una old generation GC. Come vi dicevo, c'è una Young GC, G1 Evacuation di tipo Young, che viene anche marcata come Initial Mark, okay? Vengono calcolate le root per le old region. Dopodiché Concurrent Rule Region Scan Start, questo viene fatto in modo concorrente, Scan End, Mark Start e Mark End, anche queste due sono due fasi concorrenti. Come vedete, questa qui è durata 56 millisecondi, questa dura un secondo e 6. Però, siccome viene eseguita in modo concorrente la vostra applicazione, non è una stop the world questa qua. La vostra applicazione continua a girare e questo ci mette un secondo e 6 a navigare tutto il grafo di oggetti. Ok? Questa è di nuovo una stop the world, remark, 48 millisecondi, clean up, vedete che io nella clean up phase sono riuscito a recuperare 2 GB di regioni old che erano completamente piene di garbage, ok? Su un heap totale di 32 giga. E ci ho messo 55 millisecondi. Allora, come vi dicevo, benissimo, le clean up phase, tutte le regioni vuote sono state riciclate, ma alle regioni che non sono vuote di tipo old, io so che lì dentro c'è della roba viva, so che c'è anche del garbage probabilmente, però devo venirne a capo, devo copiare solo la roba viva da qualche parte, okay? E di nuovo riciclare quella regione che appunto contiene solo garbage. Come faccio? Praticamente questa cosa viene effettuata nella prossima Young Generation Collection, okay? E funziona in questo modo. Queste Young Generation Collection, che trattano sia regioni Eden sia regioni Old, si chiamano Mixed e viene proprio scritto così nel log, okay? Di default G1 cosa fa? Prende tutte le regioni Old, le divide in 8, okay? Perché questo parametro Mixed GC Count Target di default vale 8. Dopodiché dice: guarda, io un ottavo di quelle regioni Old le voglio processare nella prossima Young Collection. Okay. Quindi il collection set che viene costruito quando faccio una Young GC contiene tutte le regioni Eden, tutte le regioni Survivor, più un ottavo delle regioni Old che io, di cui io ho appena fatto il marking, okay. Quindi c'è quello che c'è di solito più un ottavo delle Old Region. Faccio questa collection, poi faccio un'altra Young Collection, ok? E quella conterrà il secondo ottavo di quella regione, poi ne faccio la terza e conterrà il terzo ottavo e così via. Così piano piano vado a pulirmi tutte queste old region e le ricompatto tutte quante, ok? Ovviamente l'algoritmo è perfettamente identico a prima, semplicemente di nuovo prendo le root, so che le mie collection, le mie region da guardare sono Eden, Survivor e un ottavo di quello che devo processare delle Old Region. A questo punto le processo tutte quante, vado a vedermi le root, navigo il grafo, copio, ok? E l'algoritmo è esattamente identico a quello di prima. Copiando la roba viva dalle Old Region e lasciando indietro il garbage, semplicemente quella Old Region la posso untaggare e dire: ok, tu sei una free, ti metto a disposizione di diciamo, dell'allocatore, okay? Della parte del garbage collector che fa l'allocazione. Ovviamente posso essere smart qua, no? Perché quali sono quelle che voglio copiare per prime? Non sono quelle che hanno tanti oggetti vivi dentro, perché? Perché sennò devo copiare un sacco di roba. Copio quelle che hanno pochi oggetti vivi dentro, quindi quelle che hanno più garbage possibile. Di default questo parametro è all'85%, ok? Quindi io vado a copiare tutte le regioni old che hanno l'85% o meno di oggetti vivi, ok? Perché quelle le considero delle regioni che vale la pena di copiare e di riciclare, perché ovviamente contengono poca roba, anche se l'85% sembra tanto, ma insomma è così. Cosa succede? Immaginatevi una regione che abbia il 100% di oggetti live. Quella regione lì non viene mai considerata per garbage collection, quindi quegli oggetti rimangono lì e non vengono mai copiati. Devi andare?
domani. Ciao, ciao Frank. Ciao, ciao. Ciao. G1 inoltre non so, quindi quelle che sono più dell'85% non le guarda, non solo, ma dice anche: guarda, io se devo anche andare a vedere quelle dell'85%, però anche quello mi costa, ok? Quindi quando io mi permetto di sprecare una parte dello IP che so che c'è garbage lì dentro, però la spreco, non la guardo neanche perché non mi conviene, ok? Lo sforzo che dovrei fare per andare a recuperare quella parte di garbage che c'è in quella parte dello IP è troppo elevato. Quindi io dico: guarda, sai cosa c'è? Il 5% dello IP lo spreco. So che c'è del garbage lì dentro, ma non lo guardo neanche perché tanto mi costerebbe troppo andare a recuperare questo 5% qua, ok? Quindi vi dicevo che di default vengono fatte 8 di queste mixed garbage collection, ma potrebbero anche esserne fatte di meno. Perché? Perché immaginatevi che il garbage da recuperare su queste regioni sia, non lo so, 10 megabyte, ok? O 10 gigabyte. Nel primo ottavo recupero 7 gigabyte, ok? Solo nel primo ottavo, perché sono andato a scegliere proprio quelle che avevano più garbage dentro, ok? Quindi nel primo ottavo, boom, ne ho già recuperato 7. Faccio il secondo ottavo, ne recupero, diciamo, 2 e sono 9 recuperati, ok? Arrivo al terzo ottavo e dico: beh, sai cosa? Ne recupero ancora mezzo. Arrivo al 5% e dico: ok, la quarta garbage collection mixed che dovrei fare, sì, dovrei farla, perché così andrei a recuperare questo 5% qua. Però, siccome sono fuori, ho recuperato il 95% di quello che dovevo recuperare, questo qua non lo recupero più. Quindi fermo le mixed garbage collection a 3 o 4, insomma, e non arrivo fino a 8. Okay? Quindi cerco di essere più efficiente possibile. Quindi, di nuovo, graficamente cosa succede? Vedete qua la regione old segnata col cerchio, è una delle 8 regioni old che viene considerata in una mixed GC, solo quella, perché casualmente sono proprio 8 regioni, questo esempio semplice, ok? Quindi faccio una mixed GC, considero le regioni Eden, le regioni Survivor, vedete che prendo tutte le Survivor, tutte le Eden e una regione Old, ok? Dopodiché copio in altre regioni, quello che succede è la situazione dopo, avrò di nuovo una Survivor, due Survivor nuove e una Old nuova, però stavolta quella Old sarà compattata, ok? E conterrà solo oggetti live. Ricordatevi che questa old può essere il target di un overflow da una survivor a una old, ok? Quindi se questa old è quasi vuota, non è che lì dentro non ci finisce più niente. Io quando farò una young collection, da una survivor che ormai contiene degli oggetti veramente vecchi, questi oggetti li posso copiare in questa old, perché dico che okay, quella old è praticamente vuota, li metto lì dentro, ok? Quindi a quel punto avrò questa old, continuerà a riempirsi finché diventerà piena, poi passerò un'altra old esattamente come veniva fatto prima. Allora veniamo un po' a quindi abbiamo capito come funziona G1, spero. È complicato, ma insomma alla fine i concetti sono 3 o 4, così capire. Quindi adesso che sappiamo come funziona, sappiamo, adesso che conosci il nemico, sai come evitarlo. Allora, la prima cosa da evitare a tutti i costi sono le full garbage collection, quelle sempre, perché sono single-threaded e anche perché il G1 è stato proprio progettato per IP grandi, quindi più grande lo IP, più la full GC single-threaded ci metterà tempo, ok? In particolare questo flag, che è uno dei flag che io avevo consigliato all'inizio per quanto riguardava il logging, se lo abilitate vi dice perché è stata fatta una full GC. Per esempio è stata fatta una full GC perché c'è stata una humongous allocation, un picco di humongous allocation, non lo dice. Ok? Quindi evitate a tutti i costi le full GC. Evitate anche di trovarvi in questa situazione che si chiama two space exhausted. Se voi avete un IP di questo genere, ok, voi dovete, in una young GC, cosa dovete fare? Dovete prendere tutte le regioni verdi, tutte le regioni arancioni e cercare di farle stare tutte nell'unica regione vuota che vi è rimasta, ok? Perché
quando fate la copia di queste regioni, dovete farla in regioni che sono vuote, non potete copiarla su loro stesse, ok? Quindi dovete avere regioni libere a sufficienza per poter effettuare queste copie. Se non ce l'avete, come in questo caso, vi beccate una two spaces exhausted, questi oggetti non possono essere copiati, G1 si ferma e fa una full GC. Okay? Quindi, cosa significa? Significa che è molto meglio se G1 lavora con un sacco di spazio extra. Okay? Più date spazio a G1, meglio lavora. Se lo cercate di tenere troppo piccolo, lavora meno bene. Okay? Quindi se voi già avete dell'hardware limitato alla memoria, cioè avete comprato un server con 8 GB di RAM, magari vi conviene restare su CMS, perché per far funzionare bene magari la vostra applicazione con G1 avreste magari bisogno di 16 GB di RAM, ok? Quindi o aggiornate, o se non potete aggiornarlo, forse vi conviene restare dove siete, ok? Un'altra cosa da cercare di evitare è quella di evitare l'allocazione di questi oggetti humongous, quelli grossi grossi, quindi quando voi fate new byte array, boom, oppure new string, leggete un XML da un file, 100 mega di file, bam, lo allocate così, questo oggetto può diventare un oggetto di tipo humongous e sono costosi da allocare. Il path per allocarli dentro G1 è più complicato e il path per analizzarli durante le garbage collection all'interno di G1 è più complicato, quindi costano di più questi oggetti qua. Meno allocate oggetti di dimensioni enormi, meglio è. In particolare, oggetti di questo tipo possono essere appunto stringoni di XML, ma anche indici Lucene, robe di questo tipo qua. Tant'è che G1 ha avuto un paio di bachi grossi, in particolare sulla gestione degli humongous object, che sono stati riportati proprio dal gruppo di Lucene, di Solar, di tutti questi. C'è un modo per sapere quanti più o meno humongous sta processando? C'è un modo di sapere? No, non credo. Non te lo dice? No. Ti dice però quando alloca questi oggetti qua, quando alloca. Per esempio ti dice che viene richiesta una Young Generation GC e il motivo di quella Young Generation GC è perché c'è stata un'allocazione di tipo humongous. Quindi becchi un oggetto humongous ogni tanto, okay? Perché magari poi dopo lui fa la Young GC, poi magari riesce tranquillamente ad allocare un oggetto humongous, un altro, a un certo punto l'ultimo non ce la fa e ti dice ok, adesso ho bisogno di una Young GC. Quindi tu hai praticamente un sampling degli humongous object che stai allocando e di quegli humongous object lui ti dice quanto sono grossi. Quindi qualche informazione ce l'hai. Non ce l'hai esattamente per tutti, ma ce l'hai per quelli che causano una Young GC. Quindi, come fate a risolvere questo problema? Ricordate, una regione dichiarata humongous contiene un singolo oggetto che è maggiore del 50% della dimensione di quella la regione. Quindi se voi dovete allocare 100 megabyte, quant'è il limite di dimensione della regione per diventare humongous? È 200 megabyte, ok? Quindi se voi fate le regioni in modo che siano 300 megabyte, d'improvviso quell'oggetto lì non è più humongous, ok? Diventa un oggetto normale. Quindi in questo caso qua, per esempio, se voi avete un heap da 32 gigabyte, vuol dire che la region size è 16 mega. Okay. Se voi allocate, quindi la regione è 16 mega, quindi vuol dire che il limite per humongous è metà, cioè è 8 megabyte. Se voi allocate, vedete che state allocando degli array da 12 megabyte, che sono di più di 8, a quel punto dite attenzione, siccome alloco roba da 12 megabyte, devo avere almeno una region di dimensione 24 megabyte, ok? E sono al limite proprio. Facciamola a 32, ok? E così sono sicuro che la mia allocazione da 12 megabyte sta all'interno dello humongous limit, che è di 16, okay? In questo caso. Quindi a quel punto gli array non sono più humongous e tutto quanto costa di meno. Con la giudicata nuova che ci saranno i value types sarà ancora peggio, sarà possibile costruire vettori di oggetti allocati tutti contigui, sarà ancora peggio la situazione. Sarà ancora peggio, sì. Ancora peggio. Sì.
conta che non è tanto peggio da avere un array da 12 MB di long, ok? Cioè adesso tu puoi dire io alloco per esempio una matrice per calcoli matematici che è un array di 12 MB di long, ok? Per un value type questa roba sarà sì, insomma, dipende come è fatto il value type. Sì, comunque attenzione, attenzione, GDK è 10 è il value type, quindi non ci sarà 10 value type. Non speriamo mettiamo, che per GDK 10 non mettiamo troppa carne al fuoco. No, no, però diciamo che l'allocazione, anche se tu fai una location di un value type, di un array di value type, però anche lì devi proprio fare l'array bello grosso per avere megabyte e megabyte di value type, di oggetto value type. Dipende che tipo di struttura di dati. Certo. Certo, il problema è quello. Certo, certo. Però siccome vengono flat, metti per esempio value type di tipo point, ok? Supponi che hai due integer. Okay. Allora tutti questi verranno flattened nel value type, quindi tu avrai int, e a quel punto avrai l'equivalente che allocare un array delle stesse dimensioni di long. Okay. Però quell'array lì deve essere un array di long da fare 12 MB, quindi deve essere un array di tipo con centinaia di migliaia di oggetti dentro, certo. di length, sì. dell'array. Quindi insomma sono casi particolari, possono succedere per carità. Però insomma cercate di evitarli nelle vostre applicazioni se possibile, in particolare più per questa roba matematica che magari è meno, come dire, meno comune, può invece capitare con i char array, quindi con le stringhe, quello sì, quindi evitate di caricare file, cercate sempre di usare gli stream oppure di usare asynchronous IO, di non caricare tutto quanto in memoria per fare il processing, non è facile però insomma si può fare, bisogna stare su. L'altra cosa che vi dicevo, vi accennavo all'inizio, è questa cosa del reference processing. In particolare nel nostro caso è saltato fuori che i thread locals, ogni volta che allocate una nuova entry di un thread local, viene allocato un weak reference. Okay? Quindi se voi avete tanti thread e tanti oggetti di questo tipo, può capitare che allocchiate un bazzillione di weak reference al secondo, se girate attraverso un thread local. RMI, ogni volta che voi serializzate un oggetto RMI e quindi per esempio avete JConsole connessa alla vostra JVM in produzione, JConsole cosa fa? Polla la JVM e dice dammi un po' tutte le informazioni riguardo agli mBeans, serializzale e portale di qua. Ogni volta che questi oggetti vengono serializzati viene creato un weak reference per serializzare la classe. Okay. Questo viene fatto nell'implementazione di RMI. Quindi se avete JConsole perennemente attivata va bene perché vi dà un beneficio, no? Vedete come sta andando la vostra JVM e avete dei dati storici che state monitorando, però state attenti che questa roba qua crea dei weak reference e che quindi dovete stare attenti un po' a quanti sono, ecco, okay? Quindi abilitate questi due flag in modo da sapere quanti sono e quanto tempo ci mette weak reference. Lo vedete proprio esploso nel log di G1 quanto tempo ci ha messo per fare il reference processing. Quindi se vedete che quei tempi cominciano a salire, dovete cominciare a cercare di capire da dove arrivano i weak reference. Potrebbe essere i tre local, potrebbero essere la RMI, potrebbe essere la vostra applicazione, potrebbero essere applicazioni di terze parti. Ok? Quindi quei weak reference sono tipici di RMI o di serialization? Di at serialization? No, scusami, è serialization che dice. È proprio serialization. Sì, non RMI, però ovviamente okay. Serialization è usato. Grazie, noi lo usiamo. Abbastanza meno pesante, ma è ok. Però, esatto, se non ve ne siete mai accorti, no, cioè se non avete mai avuto reference processing che dura almeno due secondi, vuol dire che ne create pochi. Anche il cache di guava, per esempio. Scusami? Anche il cache di guava, per esempio, sfruttano il meccanismo del deserialization. No, delle phantom reference. Ah. Perché phantom possono collegarsi quando si sono tolte, non si sa. Sì, esatto. Io no, librerie di cache, queste cose qua, probabilmente usano direttamente i weak reference sui phantom, eccetera, e quindi state attenti. Anche per esempio le cache che fanno off-heap. Per andare off-heap dovete ridurre un oggetto a un array di byte, perché è l'unico modo che potete salvare questo oggetto off-heap.
e facendo in questo modo dovete in qualche modo serializzarlo. Ci sono ovviamente diversi modi di serializzazione, se usate quello standard di Java rischiate che di creare interference. Allora, nel nostro caso, ve la racconto come una war story, non avevamo la più pallida idea da dove vengono i weak reference, perché è abbastanza impossibile capire chi è che sta creando i weak reference. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo preso la classe Java lang ref weak reference, l'abbiamo modificata a manella, e per esempio, insomma, non abbiamo fatto così perché noi avevamo 3 milioni di weak reference ogni 20 secondi, quindi non potevamo mettere nel costruttore di weak reference system out println thread dump stack a vedere chi è che sta chiamando il costruttore di quel weak reference in quel momento. Ma cosa abbiamo fatto? Abbiamo modificato weak reference, abbiamo detto ogni 1000 allocazioni fai record dello stack dump e metti tutte queste informazioni in un mbin. Dopodiché questa classe l'abbiamo compilata e l'abbiamo messa con nel boot classpath prima di quella del JDK. In questo modo ha succhiato la nostra classe modificata e noi abbiamo avuto una serie di stack trace, anche qui campionati ogni 1000 allocazioni, che ci dicevano: attenzione, guarda, qui è serialization, qui è il nostro thread local. E allora l'abbiamo tolto, ok? E quindi siamo riusciti a capire esattamente da dove veniva. Quindi ci sono alternative. Bassa manovalanza, ma ha funzionato molto bene. Ci sono alternative alla serialization senza weak references? Sì, basta che non passi al meccanismo normale delle classi che usano così. Per esempio, se tu usi externalizable, sì, oppure il formato con cui tu serializzi gli oggetti è per esempio JSON. Tu serializzi un oggetto in una stringa, a quel punto non hai il weak reference legato alla gestione delle classi Java che viene fatto dall'implementazione precisa. O protobuf, oppure qualsiasi roba così, cioè, invece che usare un formato testuale tipo JSON vai sul formato binario che non usa appunto un meccanismo standard. Sono diversi. Sì, sì, ce ne sono tantissimi. Potete poi inventarti anche tu. Anche lui. Quando è sabato sera con niente da fare. Prova Caio. Allora, adesso vi racconto appunto una war story di una nostra cliente che siamo passati da CMS a G1, perché, e questo l'ho già riportato diverse volte, questa applicazione per giocare a scacchi online, chess.com. Fighissimo, tra l'altro mi sono iscritto l'altro giorno. Che usa un singolo server Getty che fa circa 20.000 richieste al secondo, questo server qua. È una macchina grossina, è un server con 64 GB di RAM e 2x24 cores, e abbiamo un allocation rate dell'applicazione proprio che proprio mi sono parsificato i log durante un run di 24 ore e mi sono costruito poi tutti i grafici Excel eccetera. Quindi l'allocation rate dell'applicazione è di circa 1 GB al secondo, ok? Quindi questa applicazione qua c'ha questi 48 thread che allocano e fanno 1 GB al secondo. E allocava così. Cosa è successo a questi signori qua? Che sono partiti anni fa da avere 1000 utenti connessi all'applicativo in ogni momento, e per loro un heap da 8 giga con CMS era stra più che sufficiente. Nel corso degli anni sono cresciuti, adesso hanno circa 25.000 utenti collegati, e ovviamente però CMS non ce la faceva più. Perché non ce la faceva più? Perché noi avevamo dovuto dire a CMS: la tua Eden generation, la tua Young generation deve essere solo grossa così, perché se è più grossa le pause che tu ci metti sono troppo lunghe, okay? Quindi gli abbiamo dovuto restringere la Young generation. Restringendo la Young generation ma aumentando il load nel corso degli anni, cosa è successo? Che la frequenza di queste Young generation diventava sempre più veloce. Cioè, prima facevano la Young GC ogni 20 secondi, 30 secondi. Man mano che aumenti il carico, erano arrivati a fare Young Collection ogni 2 secondi. Okay? Perché se avete un allocation rate di 1,2 GB e la vostra Young Generation è di 4 GB, ci vogliono 3 secondi per riempirla. Matematica. Okay? E ogni volta era circa 500 millisecondi di pausa per svuotare l'Eden, che ovviamente non era più scalabile, no? Nel senso che loro continuavano a avere e dicevano: ok, adesso siamo a 2 secondi, tra un po' ci aumentano di nuovo i customer,
arriviamo un secondo e poi facciamo le back to back, non va bene, no? Anche perché adesso vi presento un'altra metrica molto importante che ha effetti anche su G1. Allora abbiamo detto, ma passiamo da CMS a G1, subito così, bam! Cosa è successo? Che, esatto, la prima cosa di cui ci siamo accorti con JDK 8 ci avevano detto, ma la permanent generation non ce l'avete più, viva Dio, non c'è più la permanent generation, siamo tutti felici e contenti, eccetera. Peccato che è vero che non c'è più, prima lanciava un out of memory error, adesso cosa fa la permanent generation, che l'hanno richiamata, l'hanno chiamata metaspace adesso, non lancia più un out of memory error, ma fa una FugC, ok? Che per qualcuno è quasi peggio che lanciare un out of memory error, perché qua a noi si è fermata per quasi 14 secondi, ok? Semplicemente per dire, lo spazio che io avevo allocato per i metadati della permanent generation, metaspace generation, devo espanderlo, okay? Mi fermo, faccio una full GC, espando questi dati e ci metto finalmente quelli nuovi. Il problema è che è un casino capire a priori quanto deve essere larga la vostra metaspace, è difficile saperlo allo startup dell'applicazione. Quindi cosa dovete farlo è provate a metterla larga, più larga del normale, e poi la monitorate tramite JConsole, anzi non usate più JConsole, adesso c'è Java Mission Control che è molto meglio, usate Java Mission Control e potete vedere quanta metaspace viene effettivamente allocata. Fate andare la vostra applicazione per un po', a un certo punto andrà a regime e voi a quel punto avrete l'occupazione effettiva a regime della vostra metaspace. A quel punto potete fare un tuning preciso anche per non sprecare spazio. Cioè, esattamente quando c'era per esempio praticamente. Esattamente gli stessi esatto, per evitare questa full GC dovete fare gli stessi step che dovevate fare quando avevate la permanent generation, esattamente identici. La differenza è a runtime, che quando finivi la permanent generation avevi un out of memory error e quindi chissà come si comporta l'applicazione. Adesso tu fai una full GC, quella viene espansa e l'applicazione riparte. Ok, se ti puoi permettere di stare fermo 14 secondi. La issue numero 2 che abbiamo è la Max GC Pause Min List, che abbiamo settato in modo esplicito a 250, anche se era il target di default, ok, però io mi sono fatto il parsing di tutti i log e cosa è saltato fuori? Questo, che solo il 50% delle pause che sono state effettuate durante una run di 24 ore è inferiore ai 250 millisecondi, quindi il 50% è superiore. Okay. Fino a noi abbiamo trovato un massimo per questa run particolare che è di circa 3 volte 760 millisecondi e circa 3 volte il target che voi avevate dato, okay. In più, tramite qualche email scambiata su Hotspot GC è stato un po' confermato che in realtà questo comportamento, nonostante il parametro si chiami Max GC Pause Min List, in realtà il comportamento di G1 è proprio quello di cercare di tenere questo parametro come mediana delle pause. Quindi se voi avete come target di dire io vorrei veramente un massimo a, che ne so, 300 millisecondi, forse questo parametro qua non lo dovete mettere a 300 millisecondi, ma lo dovete mettere magari a 200, o magari a 175, o a 150, in modo da fare in modo che questa distribuzione si sposti verso pause più brevi, ok? Ricordatevi sempre che minore la pausa, più piccola è la young generation, ok? Perché è così che G1 fa il tuning di questo parametro. E questo ci porta al problema numero 3, che è che è quello di cui vi parlavo prima. Allora, immaginatevi G1 che dice, ok, io so che in Young Generation 4 GB riesco a stare all'interno di 200 millisecondi, ok? Ma quando faccio una Mix GC non ho solo quei 4 GB, ho quei 4 GB più un ottavo delle old region, ok? Un ottavo delle old region viene a un certo punto incluso in questa Mix GC e viene fatta questa Mix GC. Quindi cosa fa G1? Dice, attenzione, per poter mettere dentro anche quell'ottavo delle old region devo per forza ridurre
la Young Generation, perché insomma quello che spendo in questo ottavo di Old Region non posso più spenderlo per la Eden Region se voglio cercare di rispettare quel parametro di 200 millisecondi. Quindi cosa succede? Che dopo che viene effettuato il marking di una Old Generation, G1 fa una Young Collection non mixed, ok, dove che cosa fa? Riduce l'Eden sapendo che poi dovrà fare una mixed GC e tenendo in conto il fatto che dovrà usare un ottavo di queste Old Region all'interno della prossima mixed GC. Qual è il problema? Questo è un log vero preso dal nostro client, che ridurre la dimensione dell'Eden è passata da 12,4 GB a 0,6, quindi c'è stata una riduzione della Eden Region di 20 volte. Ok, quindi l'Eden lui girava a regime così, dice ok, così ci sto entro 250 millisecondi. Young Collection, Young Collection, Young Collection, Young Collection, Concrete Marking, perché l'IP è andato oltre, ok, Young Collection, Mix GC adesso, ok? Cosa succede però? Che la location rate della vostra applicazione non cambia. Voi, se prima ci mettevate, avete una location rate di 1 GB al secondo, per riempire 12 GB ci mettete 12 secondi, ma per riempire 0,6 GB ci mettete 0,6 secondi. Quindi, questa metrica che si chiama Minimum Mutator Utilization, MMU, cala completamente. Che cos'è questa metrica? Dice, se io prendo una finestra di tempo di 2 secondi, ok? Di questi 2 secondi, quanto tempo è stato speso per far girare l'applicazione e quanto tempo per far girare il garbage collector? Notate che non è necessario che il tempo in questa finestra sia diviso perfettamente a metà, cioè la prima metà l'applicazione, la seconda metà il garbage collector o un pezzo di... Se io faccio tante pause di garbage collector in mezzo, in questa finestra qua, tanto tempo è stato allocato al garbage collection. È vero che ogni singola pausa è inferiore al vostro max target, ok? Però in quei 2 secondi magari avete speso 1,5 secondi di pause piccoline a fare garbage collection. Quindi avete avuto solo 0,5 secondo per far girare la vostra applicazione, ok? In particolare quello che succede è proprio questo. Questi sono gli eventi di garbage collection. Vedete che sono distanziati, questi sono tempi in secondi, credo. Quindi qua era il secondo 18.380 di uptime della JVM. Vedete che sono circa 10 secondi di distanza l'uno dall'altro. Dopodiché qui c'è stata una richiesta per fare una old genere, old GC, ok? La prima garbage collection, quindi l'IP si è ridotto di, la Eden Generation si è ridotta di tantissimo, dopodiché essendo ridotta ma la location rate dell'applicazione non essendo cambiato, io qui gli eventi di Young GC sono diventati pam 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 pam, finché a un certo punto le old Mixed GC sono finite. Quando sono finite la Eden si è di nuovo espansa e l'intervallo è di nuovo tornato ogni 10 secondi. Quindi G1 funziona così, funziona a intervalli regolari, dopodiché quando viene effettuata le mix GC, questi intervalli si restringono e poi si riallargano di nuovo, ok? Se guardiamo qui il grafico dell'Eden size, passiamo da circa 13 GB a meno di 1, quindi abbiamo un fattore 10x, 13x in questo caso. E questa è la minimum mutator utilization in una finestra di 2 secondi. Ok, come vedete, 100% vuol dire tutto il tempo è dedicato all'applicazione. Ho una Young GC, vado al 85%, ok? Cioè in quei 2 secondi lì un pezzettino è stato preso dal collector, quindi l'85% del tempo ho potuto usare l'applicazione, ma quel 15% è stato usato dal collector. Ok? E va bene, sono all'85%, dico, sono... ma nel caso là scendo al 40%, ok? Quindi in quei 2 secondi, 60% di quei 2 secondi è stato speso in garbage collection, anche in pause ravvicinate tra di loro, ma quindi non è che la pausa è durata 2 secondi o 1,6 secondi, ok?
sono tante piccole pause, ma in quelle tante piccole pause la vostra applicazione non gira. Ok? Se io allargo la finestra, ovviamente l'MMU cresce perché ho delle finestre più ampie e quindi ovviamente quelle piccole pause che faccio lì dentro vengono in qualche modo diluite all'interno di una finestra più ampia. Ma comunque in 5 secondi vedete che l'MMU scende al 60%. Okay? Quindi anche lì vuol dire che il 40% di quei 5 secondi state facendo garbage collection. Questo ovviamente è fondamentale perché diventa un parametro fondamentale perché se voi proprio in quel momento state facendo delle transazioni lunghe oppure c'è un picco di utenti che arriva proprio in quel momento, eccetera, e voi state facendo questa cosa, il vostro throughput soffre di parecchio. Okay? La vostra applicazione non sta girando. Quindi è un problema noto di G1, proprio dell'algoritmo in sé, di come funziona G1. Sappiate che c'è, non è che si può fare molto, funziona così. In ogni modo, G1 è il futuro. Vi dicevo, probabilmente diventerà il default in JDK 9. Ci sono veramente ottime probabilità che voi settiate la massima dimensione dello heap e il max GC pose e basta. Okay? E funziona out of the box, si farà l'auto-tuning in modo completamente autonomo, non dovrete fare nessun altro tipo di tuning. Ci sono veramente ottime probabilità che questo sia il vostro utilizzo di G1. Molto più facile di fare il tuning di CMS, però dovete andare a sapere, a conoscere quello che abbiamo visto, come funziona, quali sono i parametri che lo controllano. Diciamo che non rispetta ancora max GC pose, viene considerato invece una specie di mediana, quindi state attenti un po' a come usate questo parametro. Questo almeno è quello che noi abbiamo visto sul campo con il nostro esempio in particolare. La vostra applicazione potrebbe essere completamente diversa e quindi potrebbe essere che G1 nel vostro caso funzioni assolutamente benissimo, perché vi dico, appunto, nel nostro caso abbiamo questi allocation rate da 1 GB al secondo che non sono comuni, molto spesso ci si ferma molto molto meno, quindi insomma se voi avete un'applicazione che non alloca tantissimo, G1 funziona molto bene perché non vi accorgete quasi di queste cose. Okay. È ancora basato su meccanismi che usano algoritmi stop the world, quindi se volete andare a veramente latenze molto molto basse, dell'ordine di decine di millisecondi o meno, G1 forse non è la soluzione più ideale. Ci sono soluzioni per esempio di librerie che non allocano per nulla, quindi le fate partire, vanno a runtime, fanno una full GC, dopodiché non allocano più e la vostra applicazione continua a girare senza allocare, e queste ovviamente non fanno mai garbage collection, ovviamente queste qua, quindi non avete mai problemi di latenza dovuti al garbage collector, siete sempre al 100% di MMU, però dovete usare queste librerie particolari oppure usare delle JVM particolari. In particolare c'è questa JVM di Azul che si chiama Zing, che ha un algoritmo diverso che vi permette di usare pause molto molto più basse. Restate sempre sull'ultima versione del JDK perché è quella che beneficia di tutti gli improvement su G1. In particolare, io sono sottoscritto alla mailing list dello sviluppo di Hotspot del JDK, è una mailing list pubblica, si può iscrivere chiunque. Vi assicuro che il 99% delle email che girano lì sopra riguardano G1. Parallel ormai è considerato stabile e c'è pochissimo lavoro che viene fatto su Parallel. CMS, c'è qualche lavoro che viene fatto su CMS, ma dicevo poca roba. Tutte le novità, le ottimizzazioni, i miglioramenti eccetera vengono fatti su G1 e quindi dovete avere in qualche modo pensare a avere un modo facile per aggiornare la vostra JVM sempre all'ultima versione, perché ad ogni versione che viene rilasciata da Oracle ci sono dei grandi miglioramenti per quanto riguarda gli algoritmi interni e le ottimizzazioni di G1. Qui ci sono un po' di reference su SlideShare, ci sono diversi articoli sul sito della Oracle, la mailing list di Hotspot. Insomma, sono alla fine.
Quindi se avete altre domande, se no... Ma stavamo studiando anche un altro algoritmo, un altro garbage collector, scendendo a... Sì, però, Red Hat, insomma. Ah, Red Hat, sì. Però cioè, non sembra abbiano pubblicato granché di... No, perché questo... l'algoritmo è ancora in fase molto sperimentale. Conta che il lavoro... Allora, il lavoro teorico dell'algoritmo usato da Shenandoah è un lavoro teorico vecchio, Brooks Pointer credo che sia degli anni 80 addirittura, quindi non è mai stato usato quel meccanismo perché richiede una, un puntatore in più, quindi una word completa in più per ogni object header, e quindi ovviamente è diventato appetibile adesso perché abbiamo a disposizione gigabyte e gigabyte di RAM, la RAM non costa più tanto. Negli anni in cui è stato pensato questo algoritmo aveva questo enorme difetto di richiedere un sacco di spazio in più. L'altro grosso problema di questo approccio è il throughput, perché ogni volta che tu accedi a un oggetto hai un'indirezione, cioè tu devi andare prima a consultare questo puntatore qua, vedere se questo puntatore punta a se stesso oppure se punta a un altro oggetto. Se punta a un altro oggetto devi seguire questo puntatore dovunque vada, o su se stesso o sull'altro oggetto, e poi lavorare su quell'oggetto là. Questo dereference di una volta può essere così deleterio che praticamente tu prendi la tua web application e, come dicevo, noi facciamo 20.000 richieste al secondo, la metti su Shenandoah e fa 10.000 richieste al secondo. Adesso i numeri non li so, vedremo cosa pubblica Red Hat, però ti assicuro che nelle write barrier di cui vi ho parlato si va a limare e a scriverle in assembler e a limarle il più possibile, perché tu ogni volta che carichi un qualcosa dalla memoria rischi di avere nanosecondi e nanosecondi e nanosecondi di ritardo che normalmente non avresti. Quindi se tu, per esempio, pensa solo al fatto che questo oggetto qua non ce l'hai nella cache di primo livello, ok? Quindi tu devi dereferenziare quel tipo lì. Allora, se ce l'hai in cache di primo livello, 3 cicli di clock hai caricato l'indirizzo. Se non ce l'hai lì, cominciano a essere 20 cicli di clock, quindi hai immediatamente su quella singola operazione hai un fattore n di perdita di cicli di clock dove non si può fare assolutamente nulla, e quindi rischi questa cosa qua. Il beneficio è che con questo algoritmo però riescono a fare concurrent compaction, e quindi l'algoritmo, gli algoritmi che ci saranno mostly concurrent, quindi ci saranno delle piccole fasi stop the world, ma per il resto, anche per la young generation, sarà concorrente. Quindi diciamo che da una parte perdi in throughput, dall'altra perché hai questa indirezione, dall'altra guadagni in latenza perché l'algoritmo che hai a disposizione non si ferma più per 200 millisecondi ma si ferma per magari 2 millisecondi. Però bisogna vedere il throughput che c'è. Questo ad esempio è un altro motivo, nessuno sa nulla, ma bisognerebbe capire bene, è difficile così avere informazioni più aggiuntive. Azure dice per esempio che il loro throughput è fantastico, io tendo a crederci, nel senso che sono un'azienda seria, insomma, che ha sempre fatto queste cose qua. Rimane il dubbio che io ho sempre avuto, che è perché nessun altro, visto che l'algoritmo di Azure è della stessa età di G1, cioè del 2005, dell'anno dopo, perché nessuno come Red Hat o come Oracle ha detto: ah vabbè, ma se questo algoritmo qua mi permette di fare concurrent compaction e tutto quanto, è tutto concorrente eccetera, invece che inventarci G1 prendiamo quello e lo implementiamo, perché sappiamo già che è stato implementato, quindi è implementabile, non so, ma sappiamo anche che i risultati sono ottimi, quindi cioè andiamo su sicuro se lo implementiamo. Allora, io quello che penso è che ci sono due motivi. Il primo, motivi di brevetti, che potrebbero bloccare questa cosa qua, cioè tu non puoi reimplementare quell'algoritmo lì perché è brevettato da Azure. E due, potrebbe essere che Azure anche usa un meccanismo di load barrier invece che di write barrier. Siccome le load barrier sono molto più frequenti delle write barrier, nessuno le ha mai fatte, proprio perché ogni volta che tu semplicemente ti riferisci a un oggetto
hai questo pezzettino di codice del garbage collector che deve essere eseguito. Quindi tu, di nuovo, normalmente è MOV, no? L'istruzione MOV assembler, dove prendi una regione di memoria e carichi un puntatore. Dall'altra è MOV più il pezzo del garbage collector, quindi anche se è un altro MOV solo, hai già raddoppiato per due il costo di caricare un puntatore. Adesso te lo faccio molto semplice perché è molto più complicato, però per dire, no? Ti basta aggiungere un altro MOV e hai raddoppiato il costo. Quindi raddoppiare il costo sulle load vuol dire, non dico quasi dimezzare il throughput, ma insomma dare una bella bastonata al throughput. Quindi bisogna capire bene quali sono i trade-off in questo spazio. Ti dico, Oracle ha scommesso su G1, quindi verrà portato avanti, verrà migliorato. Ci sono, adesso leggevo le ultime email che sono girate, ci sono un paio di ragazzi svedesi, ex team JRocket, che hanno, cioè, hanno contribuito diverse idee a dire, per esempio, nella write barrier salto un if, non lo faccio più, e tipo 10% di throughput in più nei benchmark. E tu dici, pizzica, fa veramente questa differenza a saltare un'istruzione nella write barrier. Quindi, però, insomma, di spazio c'è. Il confronto fra G1 e CMS non è che brilli particolarmente. A fronte di un utilizzo di CPU più alto, non è che ottieni una riduzione drammatica come Azul, come nei tempi di... Esattamente. Cioè, perché alla fine gli algoritmi sono questi grandi miglioramenti al 20%, no, quindi non li vedi. Allora dipende anche lì, dipende da applicazione a applicazione. Ci sono applicazioni in cui CMS va molto bene, perché magari sono piccole, contenute, non hanno una location rate particolarmente alta. Ci sono applicazioni, io sono in contatto con alcuni esperti così, che mi hanno detto che in effetti G1 hanno ottenuto i risultati che con CMS, proprio anche facendo il tuning perfetto di CMS, non sono mai riusciti a ottenere. Quindi G1 out of the box funziona già meglio di C1 di CMS con un super tuning. Altre applicazioni va peggio, dipende un po'. Per esempio, nel nostro caso in particolare, noi non siamo riusciti a fare un paragone Apple to Apple, perché quando l'abbiamo fatto il customer era a un livello critico, per cui lui ha detto, io non posso farti fare un esperimento dove ti prendo G1, te lo metto alla stessa dimensione di CMS con tutte le stesse dimensioni solo per farti fare l'esperimento a te. Io sono in una fase critica in cui qui le garbage collection mi vanno giù ogni 2 secondi e ogni volta mi prendono 200 millisecondi, la mia MMU è andata sotto i piedi, io devo per forza passare a G1 e allargare lo heap. Quindi hanno fatto così. Però ovviamente a quel punto abbiamo perso il comparison preciso. E scrivere dei benchmark che simulino quello che succede veramente è praticamente impossibile. Tant'è che anche Oracle, tutte le volte che fanno questi tipi di cambi al garbage collector, prendono i benchmark standard da capo, Monte Carlo, JBB, Spec, eccetera, e girano quelli. E dopodiché tirano fuori i risultati e dice, guarda, per fare 80.000 iterazioni in questo benchmark ci abbiamo messo, che ne so, 2 secondi in meno. E tu dici, da dove saltano fuori quei 2 secondi? Sai, magari fortuna nel trading, meno locking, no, perché sono state applicate 100 patch alla JDK, No, queste cose qua vengono fatte proprio in modo molto preciso, okay. Cioè loro fanno il benchmark prima, applicano la loro patch e basta, fanno il benchmark dopo e ti dicono abbiamo ottenuto, che ne so, un 2% meglio. È statisticamente significativo? Non solo, c'è anche tutta una variabilità legata allo scheduling del sistema operativo, di quello che succede al JVM. Cioè magari tu hai fatto un run particolarmente sfortunato dove hai avuto lock contention di più, ma semplicemente per sfortuna, perché proprio in quel momento il sistema operativo ha schedulato all'interno dello stesso di core diversi dovresti fare n run eccetera. Diventa infatti un po' difficile, esatto, cioè comincia a perdere un mese per fare i benchmark fatti bene, per dire è cambiato del 5%. A quel punto lì tu puoi dire, allora 5%, l'unica cosa che è cambiata è stato la mia patch sul GC, allora quel 5% è dovuto al GC. Ci sta, però insomma è un lavoro lungo e va preso molto con le molle, insomma
non è una cosa facile da venirne a capo, però ecco, vengono fatte, ecco, questi ragazzi svedesi sono molto brillanti, molto bravi, quindi io, insomma, G1 ha un ottimo futuro, ha ampio spazio di miglioramento, non è che stanno parlando di tantissime cose, tutta la gestione per esempio dei remember set, delle card table può essere migliorata tantissimo, quindi... A me quella spaventa un po' di più rispetto ai discorsi di meccanica simpati che facevi qualche tempo fa. Guarda, anche lì... Ogni volta se devi andare ad aggiornare la card table queue, oh, non ce l'ho in cache, un momento. Ed è per quello che non fanno così e che usano i refinement threads, è proprio per quel motivo lì, perché se tu devi andare a caricarti sempre quella card table lì, ma che poi non è una card table, hai n.000 card table, cioè quando poi viaggi su uno IP da 30 giga, c'hai n.000 card table da aggiornare magari in modo concorrente, quindi sei qui, lì, là, e aggiorna ogni volta che cambi un puntatore. E questo è il motivo per cui non lo fanno in questo modo qua, ma usano questa coda dove poi allocano tutte le cose e poi dopo queste vengono scodate e realizzate poi dai trader partner. Sempre stare da un'altra parte. Certo, ma poi dopo entrano tutti i problemi del fatto, ok, adesso tolgo un application thread da questo core e ci metto un refinement thread. Vuol dire che la cache L1 che tu avevi bella calda per il tuo application thread viene completamente sbaccata dal refinement thread, e quando ci rimetti un application thread c'hai tutti tutto i cache miss, è tutto da capo, certo, ovviamente, perché così funziona. Però guarda, sono problemi veramente complicati. Torno in auge, il poter fare... Guarda, vi dico una cosa. Il pinning del thread del garbage collector. Guarda, vi dico una cosa ancora più estrema. Sono usciti ultimamente dei paper in particolare che hanno introdotto un altro parametro, un'altra metrica che si chiama cost, che vuol dire... configuration that overpowers or overperforms a single thread, COST, configuration overperforms a single thread. Allora, noi abbiamo fatto dei benchmark suggetti perché avevamo scritto uno spin lock, volevamo fare benchmark a capire come si comportava rispetto a quelli del JDK, eccetera. Noi giriamo il benchmark scritto con JMH single threaded, facciamo tipo 60 milioni di operazioni al secondo, ok? Micro benchmark. Due thread, 8000. Quanti thread ci vogliono per tornare a 60.000? Io ho 8 core su questa macchina qua, 4 con l'HyperThread. Non ci arrivo. Torno a 54. Quindi il singolo thread outperforms 8 core contended. Ma il context switching che fa sì che il context switching del thread? È il context switching, il locking. Io qua stavo facendo il benchmark di un lock. Quindi, esatto, quindi cosa facevo? In un caso dicevo al benchmark un thread solo, ovviamente non c'è contention sul lock. Due thread, scendo giù così, e poi il numero di operazioni che faccio è piccolo perché ho pochi thread che me ne fanno e quelli sono contended. Metto quattro thread, potenzialmente ho potrei fare 4 volte più operazioni al secondo perché sono 4 thread, ma il contention di questi qua fa sì che invece sia la metà invece di quello che potrei fare, e che con 8 thread non arrivo a fare quello che riesco a fare con un singolo thread. Quindi c'è questa gara un po' ad andare a multicore eccetera eccetera, però è veramente importante riuscire a scrivere delle applicazioni che sono by design completamente separate, cioè tu puoi dire io prendo un singolo thread su questo core qua e quel singolo thread lavora sui suoi dati che non sono condivisi con nessuno eccetera. Il problema è che in particolare per il network server per esempio questa cosa non la puoi fare, perché non è che puoi dire c'ho 64 core, servo 64 client e basta. Devi avere a un certo punto, un momento, anche usando NIO eccetera, c'è a un certo punto dei meccanismi per cui tu anche usando un singolo thread devi dire, oppure 8 thread così, ci sono dei meccanismi in cui tu a un certo punto devi sincronizzare, cioè per esempio anche solo dire devo sincronizzare tutto quanto, andare nel sistema operativo e dire dimmi quali sono tutti i socket che sono attivi in questo momento, e quell'operazione lì deve essere fatta in modo atomico, perché non è che puoi dire
proprio mentre sto iterando sui socket per vedere se sono attivi, un altro socket mi diventa attivo proprio in quel momento, ma me lo perdo e quindi chissà quando lo rivedo, eccetera. Ci sono dei momenti di sincronizzazione, però questi momenti di sincronizzazione fanno sì che questa nuova metrica COST ti faccia passare da 60.000 a 8. E quindi è devastante. E quindi, insomma, non è... Poi ci sono anche delle altre leggi, tipo in particolare questa che si chiama Universal Scalability Law, che è un po' un derivato della legge di Amdahl, però Amdahl, se non ricordo male, per cui ti dice che se tu puoi parallelizzare delle attività, ma a un certo punto devi avere un momento in cui ritorni dentro, quel momento lì diventa un fattore tale per cui la tua scalabilità crolla, esatto, perché è un fattore che per quanto piccolo viene magnificato da questa formula dell'Universal Scalability Law, per cui è difficile poi scalare bene, ecco. Bastano dei piccoli momenti di contatto che non va più bene. Quindi, insomma, sono problemi